cicatrice che lei ha sul volto se l'è procurata da sola con un bisturi. Sì, non è la sola. Io ho sofferto di... Sono stata un'ex autolesiva, non lo dico come vanto, lo dico perché come quello esiste la depressione, esistono... Però uno non deve avere... Sì, sono patologie che poi tu accetti di essere curata, poi fai tu il tuo percorso. Ma io mi sono tagliata e mi tagliavo, sì, questa in faccia, perché per me era una... No, io non, facevo fatica a piangere. Quindi il deturparmi anche la faccia e di rovinare una faccia e anche di vedere che fuori usciva, insomma, fra un po' lì. Ci saranno un delle... Un bisturi lei l'ha fatto, no? Io lo sì, perché io se faccio le cose le faccio sempre fatte bene. Esagerate. No, beh, faccio... Ma non è che io vado... Cioè, non è che io entro nel tuo bagno e dico... Ciao, Francesca! No, capito? Io faccio le mie cose... Quando il dolore... Perché il dolore era più forte quello dello spirito... E me, cioè era talmente forte quello dello spirito che quello fisico era meno. Quindi nella mia testa sbagliata, io mi tagliavo per, ripeto, per come quando una persona piange, no? Come è arrivata a quel punto? C'è stato un momento che io, che è durato tanto tempo, c'è stato un momento che io non credevo più a niente. Quindi non vedevo l'ora proprio di andare, di fare proprio il salto. Non aveva paura di morire? No, avevo paura della vita. Adesso ho paura di morire, adesso temo la morte e amo la vita. Però io fino a 3 anni fa la morte è sempre stata la mia vera compagna. Senta, invece non un flirt. La voce, senta. No, parliamo di cose che in realtà non sono leggere, più leggere. Poi ci arriviamo alle cose leggere, sì, adesso no. Ancora un po' di pesantezza. Beh, ci certo. Vuole. Sì, certo. Senta, un amore vero invece, profondo, è stato con Simona Borioni, che è stata la sua compagna per qualche anno. Poi un amore finito, è finito anche, diciamo, con delle dichiarazioni pubbliche, no? Lei ha raccontato in un'intervista televisiva che vi eravate lasciate per colpa dell'alcol. Le è dispiaciuto che lo abbia detto pubblicamente? Che l'ha detto lei? Lei, che lo abbia rivelato lei pubblicamente. Certo, per me mi è dispiaciuto anche perché certe cose non, secondo me non vanno dette pubblicamente. Anche perché sono stata io la prima a... Non mi sono mai nascosta, detto questo è il mio problema, io ho avuto un problema forte con l'alcol, non amando l'alcol, non amando nessun tipo di droga. Però mi è dispiaciuto perché poi io l'ho visto, all'inizio l'ho visto come un, non lo so, come un piccolo tradimento. E come erano le sue giornate in quegli anni? Terrifica, in comunità? No, ma leggere le sue giornate, diciamo, in compagnia dell'alcol, come erano? No, orrende, perché comunque l'alcol, ma tutte, cioè, amplificano fondamentalmente per un attimo. Ti raccontano questa menzogna per poi ributtare, perché tutte le droghe, dalla più piccola all'alcol, amplificano quel dolore che tu hai, amplificano il bisogno di amore che tu hai, no? Quindi io mi ricordo, dicevo, il palo, ah, c'è il palo della luce, bello, ma sai che il palo della luce mi ama? Rosalinda, guarda che è un palo, no, però il palo è buono, cioè, ma non perché ero andata completamente fuori, non è quello. E perché cioè, perché è tutta una... Vivi una realtà però parallela a un'altra cosa.